Ciao amici, tra haters, troll, disinformazione e fake news, non si sa più a chi credere. Capita anche a voi? Vuoi dire che la Terra non è piatta? No, mi riferisco alle informazioni corrette sull'osteoporosi. In Italia ci sono 5 milioni di persone che soffrono di osteoporosi, 4 milioni di donne e 1 milione di uomini. Ogni anno si contano più di 90.000 fratture del femore associate a fragilità ossea, cioè la riduzione della massa e della densità delle ossa. Con l'osteoporosi il rischio di frattura diventa alto ed è frequente, ma forse non tutti sanno che 1. L'osteoporosi non è una malattia esclusivamente femminile. Quando colpisce gli uomini le conseguenze sono più pericolose. Il rischio di disabilità e negli anziani anche di morte entro l'anno dalla frattura è più alto. 2. Essere anziano non significa necessariamente soffrire di osteoporosi. La cosa migliore è decodificare per tempo i segnali della fragilità ossea, come l'eventuale familiarità, la riduzione della statura, la presenza di dolori persistenti da seduti o in piedi. 3. L'osteoporosi non è l'artrosi. La prima riguarda tutto lo scheletro, mentre l'artrosi colpisce solo alcune articolazioni. In questo senso l'osteoporosi è più diffusa e mette a rischio più ossa. 4. Non è vero che per curare l'osteoporosi bastano sole e vitamina D. Servono cure specifiche di tipo specialistico, un'alimentazione idonea alla salute delle ossa, esercizio fisico e un sostegno con i rimedi naturali che ho descritto in questo mio ebook dedicato. 5. Le operazioni chirurgiche, come quella del femore, servono a rendere la frattura stabile, ma non guariscono l'osteoporosi. La frattura è la manifestazione finale della fragilità ossea, che invece ne è la causa. 6. Punto critico: bere latte, sì o no? La ricerca scientifica non ha ancora dimostrato che l'osteoporosi tragga un beneficio evidente dall'assunzione o meno di latte. Dal punto di vista della naturopatia, un'alimentazione ricca di cibi raffinati e con un eccesso di proteine animali come carne, latte, latticini e formaggi tende ad acidificare il pH del sangue. L'organismo cerca di neutralizzare l'acidosi prelevando calcio dalle ossa per alcalinizzare il pH e le rende ancora più fragili. Come sempre, la cura migliore è la prevenzione, che si ottiene in due modi: con la giusta alimentazione e con il giusto movimento, soprattutto all'aria aperta. Le ossa si rinforzano quando sono messe sotto stress o caricate con un po' di peso. Una passeggiata quotidiana di 30 minuti aiuta le ossa delle gambe. Uno zainetto con la bottiglia d'acqua e un po' di peso aiuta le ossa della schiena. Per vedere tanti video con le mie strategie di salute naturale è facile, basta iscriversi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Vivi consapevole e vivi meglio! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!